Signore. Credo che stiamo sperimentando veramente la gioia di stare nella presenza del Signore. Dio è buono, sempre pronto a benedire, a parlare ai nostri cuori, e noi lo ringraziamo, Signore. Veramente a Dio dobbiamo ogni cosa. Vogliamo leggere la parola del Signore nel libro degli Atti, al capitolo 13 del libro degli Atti. Gloria a Dio, alleluia. Vogliamo essere in tema con quanto sta accadendo oggi e vogliamo parlare, facendo riferimento a questo testo molto incoraggiante, la parola del Signore, di una chiesa pronta. Noi vogliamo essere una chiesa pronta. Abbiamo ascoltato anche da quando è stato detto, qualcuno ha introdotto un po' questo argomento in maniera diversa, più fratelli, no? Una chiesa che è preparata per poter dare quello che tante persone, magari inconsapevolmente, qui a Monteruscello aspettano. Leggiamo i primi 5 versi di Atti capitolo 13. Gloria a Dio. Il Signore benedice attraverso la tua parola ogni anima che siamo incoraggiati da tanti novelli che sono venuti in questa occasione. Sia veramente l'imperativo. È un incoraggiamento per noi. Gloria a Gesù. Vi ripeto, fratelli, Atti capitolo 13, dal verso 1 al verso 5. Dio sia lodato. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio Cirene, Manaen, amico d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregando e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunciarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano con loro Giovanni come aiutato. Gloria al nome del Signore. Ci fermiamo qui con la lettura. Voglio pormi delle domande, voglio che ce le poniamo insieme. Possiamo noi immaginare minimamente cosa Dio può fare in una chiesa arresa completamente alla sua volontà? Chi può immaginare? Chi potrebbe dire? Questo Dio grande e onnipotente, quando trova uomini e donne arresi. Ecco, questo è il messaggio che viene fuori dal testo che abbiamo letto. Possiamo immaginare che cosa Dio può fare attraverso una chiesa che è disposta a farsi guidare dal Signore completamente. Ora, cosa vuol dire una chiesa pronta? Una chiesa pronta sicuramente vuol dire, prima di tutto, una chiesa in cui il Signore prende il controllo completo e noi sappiamo che Dio ha nei suoi piani di prendere il controllo completo di ogni comunità. Ora, noi quando leggiamo questi versi di Atti 13, quasi rimaniamo stupiti per l'abbondanza che c'era in questa chiesa di doni, di ministeri. Sicuramente doveva essere una chiesa cresciuta, una chiesa che poteva sopportare l'inizio di un lavoro di viaggi missionari che, come sappiamo, portò l'Evangelo in tante parti dell'Asia e del mondo allora, dove la gente, la gran parte della gente viveva.
Ma non è andato così. Cioè non è che ad Antiochia tutto a un tratto era uscita fuori questa chiesa. No, c'è stato un inizio. Sicuramente come ogni cosa c'è stato un piccolo inizio. Ci sono state delle anime che molto probabilmente partendo da Gerusalemme sono andati in questa cittadina, hanno iniziato a portare l'Evangelo, si è convertito uno, si è convertito un altro, e poi man mano, piano piano il Signore ha iniziato quest'opera così grande. Noi immaginiamo l'inizio di questa chiesa, una piccola chiesa, magari riunita come allora molto spesso succedeva, in una casa o magari poi dopo in un piccolo locale, in una città piena di idolatria. Qual era Antiochia? Ma il Signore ha preso nelle sue mani il controllo del destino di questa comunità. Antiochia è stata una comunità benedetta, è stata una comunità fiorente, e da Antiochia sono nati i viaggi missionari che hanno segnato l'opportunità di portare l'Evangelo ovunque e di veder nascere tante comunità per la gloria del Signore. Io dico sempre noi, ma parlando di Montecuscello dovrei dire loro, no? Loro, i fratelli che hanno testimoniato ed altri che grazie a Dio stanno aprendo il cuore al Signore. Possono questi cari immaginare cosa farà il Signore qui a Montecuscello? Possiamo immaginarlo noi? Ma noi sappiamo che le promesse del Signore sono fedeli, che Dio ha iniziato un'opera, e se Dio ha iniziato un'opera la porterà avanti, la porterà a compimento. E tutto questo ci sentiamo tutti quanti loro e noi accomunati da un pensiero: quanto è importante, quanto è glorioso appartenere alla Chiesa del Signore. Gloria a Dio. Che opera entusiasmante della Chiesa di Gesù Cristo. Pietro scriveva: ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, voi che già non eravate un popolo ma ora siete il popolo di Dio. Amen. Voi che non avevate ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia. Gloria a Dio. Amen. Noi vogliamo che a Montecuscello ci sia una chiesa pronta. Amen. Siamo sicuramente all'inizio, ma Dio è un Dio grande. Amen. Dio ha un programma, ha un piano. Amen. E noi ci sforziamo tutti insieme di conoscerlo e poi di applicarlo alla nostra vita per essere guidati dal Signore, e il Signore farà grandi cose, ne siamo certi. Gloria a Dio. Hanno detto i fratelli: tante difficoltà, ma tante difficoltà sono state superate. Amen. E adesso si è più decisi di prima di andare avanti, perché il Signore sarà al nostro fianco. Lo scrittore agli Ebrei fa un'affermazione guidata dallo Spirito Santo bellissima: ma voi siete venuti alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Gloria al nome del Signore. Ci sentiamo onorati di conoscere il Signore, ci sentiamo onorati di avere il nostro nome scritto nel cielo, di far parte della chiesa e di poter andare avanti con Gesù Cristo al nostro fianco. Gloria a Dio. Nella chiesa il Signore ha garantito la sua presenza, poiché dunque dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, qui io sono in mezzo a loro. Alla Chiesa il Signore ha ordinato di annunciare l'Evangelo. In Marco leggiamo le parole di Gesù: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. E poi dice il Signore Gesù: dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Alla Chiesa il Signore ha promesso che non sarà mai sconfitta. È Gesù, fratello, che ha il controllo di ogni comunità. Per questo la Chiesa si deve sentire sempre
sempre pronta. Io altresì ti dico, disse il Signore a Pietro e agli altri che erano presenti, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Amen. E le porte dell'Ades non la potranno vincere. Gloria al nome del Signore. Noi crediamo in tutte le promesse del Signore. Una chiesa pronta è una chiesa dove il Signore conferma le sue benedizioni. E il Signore conferma le sue benedizioni in ogni comunità che ha un cuore aperto e desidera lodarlo e servirlo. Dio, scrive l'Apostolo Paolo ai Corinti, ha costituito nella Chiesa primariamente degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue. Dio benedice la sua Chiesa. Gloria. Noi ci sentiamo benedetti da tutti, ma il Signore farà tanto di più nella nostra vita che noi non possiamo neanche immaginare. Antiochia era una chiesa benedetta, era una chiesa che era pronta a servire il Signore, era una chiesa dove Dio parlava, dove Dio attraverso i suoi doni disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo. E così iniziarono i viaggi missionari, come abbiamo già detto. Dio però in un modo glorioso in questa chiesa aveva arricchito i suoi membri, poi li preparò per andare oltre, per superare i confini della loro città. Quando la Chiesa permette a Dio di riempirla dello Spirito Santo, della sua gloriosa presenza, la Chiesa sperimenterà pieno la vita che Dio dà all'opera sua. Gloria al nome del Signore. Questa strategia, no? Di espandere il messaggio di salvezza su tutta la terra e nei piani di Dio. E noi vogliamo dire: Signore, benedicici e allarga la nostra visione. E Dio fa tutto questo attraverso la chiesa locale, che Lui stabilisce in ogni dove, magari a volte con una sola anima o con una coppia, poi chiamando altre anime, e la chiesa cresce e la chiesa si espande. Signore, fa che l'opera tua a Monte Ruscello possa espandersi. Il Signore stabilisce ogni cosa, prepara ogni cosa, prepara gli uomini, le donne e poi porta avanti l'opera che Lui vuole promuovere. Gloria al nome del Signore. L'opera individualistica c'è di alcune persone che da soli si mettono a fare delle cose, potrebbero fare chissà che cosa, ha poche possibilità di farlo, perché deve essere integrata con la visione, con lo scopo, con il traguardo generale della Chiesa. Nulla può sussistere e andare avanti se non fa parte della Chiesa, e in modo specifico della chiesa locale. Amen. Che Dio stabilisce in ogni posto. Non è che noi possiamo lavorare da soli. D'altra parte, ognuno di noi è membro del corpo di Cristo. E noi vogliamo lavorare insieme. Così Dio ci benedirà e vedremo la sua gloria. Dio opera attraverso la chiesa. E noi vogliamo essere pronti. Perché quando il Signore ci dà il via, come fece per la chiesa di Antiochia, che partecipò alla missione di Barnaba e Saulo, incoraggiandoli, pregando per loro e finanziando quest'opera, noi vogliamo essere pronti mentre il Signore opera attraverso la sua chiesa. L'Apostolo Paolo scriveva agli Efesini: a me dico che sono il minimo tra tutti i santi, è stato dato questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, attenzione, per mezzo della Chiesa. Gloria a Dio.
la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù. Gloria a Dio. Dio incoraggia, Dio dà i suoi doni e poi Dio opera attraverso la sua Chiesa. In Antiochia questi credenti non furono soltanto una Chiesa unita, non furono soltanto una Chiesa alla ricerca del Signore, ma furono una comunità di credenti in azione. Noi non siamo chiamati a far parte della Chiesa per, come si dice tante volte, riscaldare un bagno, ma noi siamo chiamati per entrare in azione. Amen. Perché il nostro Dio è un Dio che opera. Amen. Che ha dei piani gloriosi che porta avanti attraverso i suoi strumenti. Amen. E ognuno di noi vuole essere uno strumento. Amen. Non vogliamo scoraggiarci perché Gesù è con noi. Amen. Non vogliamo avvilirci perché il Signore ci dà i doni, le capacità. Vogliamo essere incoraggiati perché c'è un'opera da compiere. Lui andrà avanti a noi e ci guiderà. E ne vedremo la sua gloria e godremo per primi delle benedizioni, dell'avanzamento, dell'opera meravigliosa del Signore. Inizialmente da Antiochia mandarono Saulo e Barnaba, come abbiamo letto nel testo, ma poi in seguito Antiochia divenne proprio il centro evangelistico di tutta l'Asia Minore, perché da quella comunità partirono missionari per tutto il mondo, sostenuti, come ho detto, dalle preghiere e dall'aiuto materiale di cui avevano bisogno. Noi vogliamo immaginare in grande stamattina. Amen. Amen. Perché il nostro Dio è un Dio grande. Amen. Il nostro Dio è l'onnipotente. Amen. È vero, ci sentiamo tanto piccoli, tanto incapaci, tanto deboli, tanto fragili, ma noi facciamo affidamento sul Signore. Amen. E possiamo dire con la scrittura: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Come fai tu a pensare in grande? Penso in grande perché ho fiducia in un Dio tanto grande. Gloria al nome del Signore. Se il nostro Dio è, lo è, lo sappiamo attraverso la Bibbia, intenzionato a portare avanti i suoi disegni attraverso la Chiesa, noi sappiamo che il Signore preparò un'opera in Antiochia, il Signore nel tempo ha preparato un'opera in tante altre chiese e il Signore ha preparato un'opera qui a Montenegro. Se qualcuno ha qualche perplessità, qualche dubbio, dice: ma chi c'è a Montelucero? Ho ricordato non a caso dove due o tre sono radunati nel mio nome, e grazie a Dio ci sono adesso più di due o tre che sono radunati qui. È l'opera di Dio, è la Chiesa del Signore. C'è Gesù con i suoi profeti per questa cittadina. Noi abbiamo un Dio grande, un Dio fedele, un Dio potente. Vogliamo dare solo a lui tutta la gloria. Vogliamo essere umili e fratelli. Vogliamo camminare a testa bassa, perché così il Signore ci ha benedetti. Ricordiamoci, perché siamo stati umili, il Signore ha iniziato qualcosa. Continuiamo a mantenerci umili. Abbiamo letto dei nomi riportati alla Chiesa di Antiochia. Alcuni di questi nomi non appariranno più, perché non è questo importante. Quello che è importante è che va avanti l'opera a Dio, le anime vengono salvate, che al Signore si possa dare tutta la gloria. Amen. Vogliamo chinare i nostri capi e gloria a Dio. Vogliamo raccoglierci ancora una volta in preghiera. Il fratello Enzo Cervo pregherà per tutti noi e Dio ci farà le sue gloriose promesse, andando sicuramente al di là di ogni nostra aspettativa. Gloria.